ingresso in sala il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera, buonasera a tutti coloro che sono stasera venuti qui, grazie al Presidente del Senato Alberti Casellati. Noi presenteremo il libro di Alessandra Necci su un'italiana alla conquista della Francia, Caterina de' Medici, e lo cominceremo ascoltando proprio le parole del Presidente, che prego di raggiungere il microfono. Buonasera a tutti. Autorità, gentili ospiti, care amiche e cari amici. È per me un grande piacere accogliervi oggi in Senato e ritrovarci per condividere le idee e le riflessioni suscitate dalla lettura delle pagine che Alessandra Necci ha dedicato a Caterina de' Medici nel 500° anniversario della sua nascita, segnando, a mio avviso, una tappa importante e coraggiosa del suo percorso di storica intrapreso ormai diversi anni fa. Scegliere di ritrarre Caterina de' Medici significa innanzitutto accettare di confrontarsi con una figura centrale della storia europea del XVI secolo, con il carico di trasformazioni, contraddizioni, fermenti, conflitti e mutamenti d'orizzonte che hanno travolto gli uomini e le donne che in quell'epoca complessa e straordinaria si sono trovati a vivere. Ma significa anche doversi liberare da quella sovrastruttura di distorsioni e opacità che hanno tanto spesso accompagnato la narrazione della vicenda umana e politica della regina di Francia, nelle cronache coeve, così come nelle costruzioni biografiche operate dai posteri. Il giudizio storico sulle ragioni e gli obiettivi delle sue azioni ne è stato fortemente condizionato, a scapito della possibilità di affrontare una interpretazione complessiva della sua personalità che, pur notissima, è stata di certo scarsamente compresa. Una parte della storiografia si è progressivamente affrancata da questo pesante bagaglio, avvicinandosi a Caterina de' Medici con uno sguardo più limpido e accorto, alieno da semplificazioni e preoccupazioni ideologiche, teso ad un'analisi storica corretta, capace di riconoscere i propri limiti e gli interrogativi cui rispondere. Alessandra Necci ricorda in più parti del suo volume la stentata emancipazione della figura di Caterina de' Medici dalla leggenda nera che le è stata costruita attorno e offre, nelle pagine della sua appassionata biografia, un originale contributo al consolidamento di questo percorso. Fortemente persuasa che la dimensione umana e psicologica, il carattere, le disposizioni d'animo degli individui siano chiavi essenziali per comprendere gli accadimenti, per comprendere le vicende storiche presenti e passate, esplora in modo estensivo la personalità della regina italiana di Francia per restituircene un ritratto multiforme e composito. Eclettica, curiosa,
nutrita di una solida formazione umanistica acquisita da giovanissima tra Firenze e Roma, dove peraltro soggiornò in questo stesso palazzo, allora appartenente alla famiglia, Caterina de' Medici fu mecenate, amante delle scienze, delle lettere e delle arti, capace di trarre linfa dalla cultura della sua patria d'origine per contribuire al rinnovamento culturale della sua patria d'adozione. Ma fu anche donna di spessore, affettuosa, dotata di forte istinto materno, energica, coraggiosa, pragmatica, duttile e soprattutto determinata a porre con diplomazia e discrezione la sua intelligenza politica e il suo spirito d'osservazione al servizio delle pesanti responsabilità che il governo del Regno di Francia in tempi così difficili richiedeva di sostenere, incarnando la migliore lezione machiavelliana sull'arte di governare e di conservare lo Stato. Mettendo a frutto le sue doti narrative, l'abilità nel tratteggiare atmosfere, ricostruire scenari di ampio respiro, di descrivere luoghi e rievocare situazioni all'insegna di una costante dialettica tra vicende individuali e dinamiche storiche complesse, Alessandra Necci permette alla statura umana e alla statura politica di Caterina de' Medici di emergere distintamente, senza per questo disconoscerne i momenti di debolezza, i momenti di contraddizione. La regina non fu esente dal commettere errori di valutazione o dal compiere scelte controverse e scelte durissime, né poté evitare che uomini ed eventi precipitassero verso i conflitti che insanguinarono la Francia nella seconda metà del Cinquecento. Ma non vi fu in lei traccia di avidità personale, intolleranza ideologica, debolezza spirituale. La concordia nazionale, la pace interna ed estera, il prestigio e la salvaguardia di un'autorità regia super partes furono gli obiettivi e gli ideali che in ogni modo tentò di perseguire, che sopravvissero alle condizioni avverse che in più occasioni si imposero e che divennero solide fondamenta per la monarchia francese e per la nazione ormai riconciliata alla fine di quel difficile secolo. Un fine alto che la Francia infine raggiunse, seppure a duro prezzo, cui il volume dedica pagine intense, che divengono per Alessandra Necci anche occasione di rivolgere un pensiero amaro ad un'Italia rinascimentale frammentata e divisa, in cui il prevalere degli interessi particolari non permise la maturazione di un progetto e di un'identità comune. Non è la prima volta che Alessandra Necci, addentrandosi nel difficile compito dell'analisi psicologica dei personaggi e dell'esplorazione dei loro sentimenti, ci induce a riconsiderare la natura e le azioni di figure oscurate da ricostruzioni di parte o mai comprese da una critica storica affrettata e semplicistica e a riflettere sulle fragilità e le debolezze del nostro passato come sulle contraddizioni del nostro presente. Lo fa con animo laico, alieno da pregiudizi, rispettoso delle distanze, ma con uno stile coinvolgente, fluido e molto personale, che rispecchia la passione maturata verso lo scrivere di storia e il desiderio di condividere il frutto delle sue esplorazioni. Come spesso le è stato riconosciuto, i suoi libri, seri e documentati, senza essere accademici, divengono così un prezioso strumento di divulgazione alta delle storie che raccontano e soprattutto possono farsi promotori di una più diffusa consapevolezza dell'importanza che una conoscenza storica animata da spirito critico riveste per la costruzione della nostra memoria, della nostra identità, della nostra cultura, del nostro vivere comune. È un compito importante, vorrei sottolinearlo, cui occorre contribuire con responsabilità,
adoperandosi perché ciascuno possa arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e di valori all'insegna di una visione aperta e inclusiva della cultura quale veicolo di crescita per l'individuo e per la collettività. In questi mesi ho fatto di tale obiettivo un aspetto importante del mio mandato di Presidente del Senato, rivolgendomi con particolare interesse ai più giovani. Qui dobbiamo offrire occasioni di conoscere, occasioni di approfondire e comprendere, di sviluppare il senso critico che dovrà guidarli nelle scelte della vita. In forme e modi diversi, l'istituzione che presiedo intende promuovere un dibattito culturale e scientifico di qualità, con l'intento inderogabile di renderlo patrimonio comune. L'incontro che accogliamo qui oggi, lo scambio di idee che ne deriveranno, si colloca, ne sono certa, nel solco di questo irrinunciabile cammino. Vi ringrazio. Salutiamo il Presidente. Grazie. Salutiamo il Presidente. Grazie davvero al Presidente Casellati per questa ampia, ci lascia adesso. Allora, grazie tante anche per l'ospitalità, soprattutto per l'ospitalità. Bene, allora riprendiamo la nostra presentazione e credo che sia interessante capire anche il perché del successo di questi libri, che raccontano la storia di ieri con l'occhio alle vicende di oggi, perché naturalmente sappiamo come Croce definiva la storia, che era sempre contemporanea. No, lo studio della storia ci aiuta a capire qualcosa di noi stessi, delle nostre vicende. E questo libro, che abbandona la traccia finora seguita di raccontare due personaggi simmetrici nelle loro similitudini e nei loro contrasti, l'ultimo, il più noto, sulle due cognate, Lucrezia Borgia e Isabella d'Este, scegliendo invece un personaggio che però riempie di sé la scena, la riempie in maniera impetuosa, come è stato ricordato adesso dal Presidente del Senato, e ottiene il risultato di offrire delle chiavi di lettura. Divulgazione alta, è stato detto, giusto? Questa è una divulgazione alta che semplifica senza banalizzare e aiuta a capire qualcosa del mondo di ieri per capire meglio il mondo di oggi. Forse nessuno come Caterina de' Medici ha rappresentato la personificazione della lezione di Machiavelli in quel momento storico. Forse nessuna come lei ha portato per prima l'Italia, il prodotto italiano, quella che oggi chiamiamo il Made in Italy, al di fuori delle nostre frontiere. Forse nessuna come lei ha contribuito a diffondere la grandiosa parte artistica e culturale che fu il Rinascimento, al di là delle sue contraddizioni politiche, che pure vengono ricordate nei libri di Alessandra Nicci. Allora noi adesso sentiremo alcuni brani, un brano adesso, di Maria Rosaria Omaggio, che ringrazio per essere qui con noi stasera, e dopodiché Lavinia Biagiotti. Lavina Biagiotti, Simonetta Matone e Claudio Strinati, che presento soltanto con i loro nomi, perché non con le loro cariche, con i ruoli pubblici che sono ben noti, diranno cosa pensano di questo libro, e scegliendo delle chiavi naturalmente che saranno personali. E la parola allora a Maria Rosaria Omaggio per la prima lettura. La mia vita è stata una lunga, lunghissima guerra, scandita da un'alternanza di infinite attese, cristallizzate in pause, simili a bolle di vetro e momenti di agire repentino, in cui l'ansia di provvedere a tutto
e al tempo stesso parare i colpi, stringeva alla gola con dita d'acciaio, intervallata da qualche festosa parentesi di corte, comunque rivolta a uno scopo, benché un ingannevole prestigio, costituito dal nome, i titoli, le ricchezze e i privilegi, avesse aureolato, permeato di sé l'apparenza delle cose, in concreto mi sono guadagnata tutto sul campo, lottando per conquistare ogni singolo palmo di terreno. Nonostante gli sforzi e la fatica, niente si è consolidato sino a divenire stabile e duraturo. Non ho mai potuto dare qualcosa per scontato o acquisito. Quando ho creduto di essere arrivata a un punto fermo, a un assetto definito, sono stata spinta via, fatta scivolare, costretta a piroette da saltimbanco per recuperare l'equilibrio. Ho ricominciato mille volte da capo, ho risalito la china facendo leva sulle energie rimaste, mi sono aggrappata a ogni spuntone di roccia per evitare di finire nell'abisso. Colpa del destino e degli eventi, certo, e di molte delle persone che avevo intorno. Occorre un'eccessiva resistenza. Sarebbe stato non solo inutile, bensì deleterio. Non ci si può opporre al cambiamento, né al caso o a forze tanto più grandi di noi. Ho difeso le posizioni finché ho potuto, poi ho anticipato gli accadimenti sorpassandoli e sono divenuta, forse lo sono sempre stata, duttile, proteiforme, inafferrabile, imprevedibile, capace di infiltrarmi, a girare gli ostacoli, passare oltre, come l'acqua che scorre. È l'unico modo che conosco per sopravvivere. No, è inutile stilare un elenco di quelli che si dicevano amici, alleati, parenti e che mi hanno tradito. Faccio prima dire praticamente tutti. Non so se dopo la morte esista l'inferno, così come ce lo raccontano. Di certo esiste in vita e spesso ha il volto del nostro prossimo. Aveva ragione il mio concittadino Niccolò Machiavelli, che pure in Francia gode di pessima fama. La sua lettura, la sua conoscenza, la sua visione del mondo mi sono state ben più utili delle prediche e dei sermoni ascoltati a messa. Circa gli uomini, ha scritto, si può dire questo: in generale sono ingrati, mutevoli, simulatori e dissimulatori, vili davanti ai pericoli, avidi di guadagni. Finché gli sarai utile, saranno tutti tuoi. Ti affideranno i loro beni, il loro sangue, la loro vita. Questo fin tanto che il bisogno è lontano da te. Ma quando si approssima, faranno voltafaccia. E ancora, chiunque tenti di essere buono in ogni occasione è destinato alla rovina fra i tanti che buoni non sono. Avete sentito questa splendida lettura di Maria Rosaria Maggio come la complessità del personaggio Caterina viene restituita fin dalle prime pagine del libro. È una ricerca storica, ma è anche una ricerca di scavo psicologico. E c'è un elemento di grande modernità in come viene descritta la figura di Caterina. E adesso, dicevo prima, Caterina è stata anche una che ha cambiato i costumi in Francia, ha portato molte cose che i francesi non conoscevano, anche le culotte, per esempio, anche, e poi molte ricette, un modo di mangiare che pensiamo che sia una cucina francese oggi, ma l'origine allora era italiana ed era uno dei meriti di Caterina. Vorrei chiedere
a Lavinia Biagiotti se condivide questa idea di una Caterina ambasciatrice dell'Italia in Francia, non soltanto diciamo, per il ruolo politico che ebbe, ma anche per questo aspetto della sua personalità. Grazie, buonasera. Mi consenta di ringraziare moltissimo Alessandra che mi ha voluto qui stasera. Sono particolarmente commossa di questo nostro incontro perché ci lega un'amicizia di una vita, veramente, eravamo due bambine. Chiamate forse qualcosa di importante già da quando eravamo piccolissime. Ed essere qui oggi a testimoniare l'una con l'altra il percorso di una donna che in qualche modo ci impone di identificarci in lei tutte, giovani, meno giovani. La Presidente Casellati dice che bisognerebbe divulgare questo libro. Io sono d'accordo, dopo averlo letto un paio di volte, perché nella seconda lettura ci ho trovato degli spunti che avevo perso. E quindi sono tre le suggestioni per rispondere al suo stimolo che vorrei estrarre per non rubare tempo ai relatori che mi seguono e che sono molto più autorevoli di me, e anche per questo sono particolarmente emozionata. Dunque, uno è l'identità, poi la bellezza e l'eredità che Caterina ci lascia. L'identità perché è difficile per una giovane donna non identificarsi nelle parole che ci ha appena così bene trasmesso Maria Rosaria, nella lotta, nel famoso soffitto di cristallo che tante di noi 500 anni dopo siamo ancora chiamate ad affrontare in tanti ruoli, in luoghi e in mondi diversi. Quindi io credo che il sentimento di identità è uno dei primi che si prova leggendo questo romanzo. E poi un'osmosi, quasi posso dirlo, tra Alessandra e Caterina. A un certo punto nel prologo non capivo più chi era chi. Posso, Ale, permettermi di dirlo? A un certo punto si parla di autocontrollo ferreo, volontà d'acciaio, tenacia inflessibile, rara capacità di osservazione. Mi viene difficile non applicare a te queste quattro definizioni così sintetiche ma così efficaci. Dunque, Alessandra, mi viene più di parlare di te forse che di Caterina, almeno per poi arrivare a inquadrare quella che è stata la sua genialità nella moda. Alessandra ha sempre dimostrato davvero sin da bambina una curiosità fuori dal comune, un desiderio di essere grande senza perdere però la fantasia, la tenerezza che l'ha legata a suo papà, anche lei figlia di un Lorenzo, che vorrei ricordare qui oggi. So che non è facile per noi che abbiamo perso i nostri amati, ma certamente non saremmo lo stesso senza di loro, così come Caterina, che li ha conosciuti poco. Caterina ci lega a una storia che ci ha chiamato a battaglie, a avventure, a soddisfazioni. È un legame indissolubile con tanti amici che vedo qui, saluto Gianni e Maddalena Letta, che hanno accompagnato le nostre vite di giovani donne, poi donne più grandi, tu professore universitario, io porto avanti l'azienda fondata da mia nonna 55 anni fa a Roma, con quello spirito di Caterina, uno spirito indomito in fondo, ma anche una certa gioia. E qui passiamo alla bellezza, che in fondo è poi la risposta alla domanda del direttore. Lei dice: a un certo punto mi sono contornata di bellezza e di bellezze. Probabilmente questa bellezza è stata certamente la voglia di portare un'innovazione, la voglia di portare con sé un angolo d'Italia, che è un po' quello che fa anche il mio mestiere, la moda. Quando si va in giro per il mondo e si vede una boutique italiana, un ristorante italiano, in fondo ci si sente un po' a casa, no? Lei questo lo fa 500 anni prima, evidentemente apre la strada al Made in Italy. Tu scrivi a un certo punto ambasciatrice del Made in Italy ante litteram, ma forse lo fa anche per reagire a una certa bruttezza, non tanto o non solo quella estetica di cui si parla spessissimo nel tuo libro, ma anche in tante biografie, però la bruttezza che la vita le ha messo davanti. E quindi tante sue innovazioni sono anche frutto di una reazione, per esempio i tacchi. Se indossesso, permettetemi di essere un po' leggera, perché poi in fondo la moda porta con sé anche questo sottile filo di leggerezza. I tacchi perché lei si sentiva a disagio per la sua statura, e quindi anche già per il matrimonio chiede a un ciabattino fiorentino di aggiungere 10 centimetri alle sue scarpe. Forse senza Caterina non avremmo i tacchi noi oggi, che sono sempre una
grande invenzione per le donne, così come il corsetto non aveva un abitino di Vespa e quindi costringe tutta la nobiltà francese a stringersi con queste stringhe terribili che però riducevano il punto vita addirittura di 10-15 centimetri per rimanere nel nostro mondo. Molto più affascinante quello che fa con i profumi, anche quella è una reazione. Perché, ahimè, non c'erano dei costumi così avanzati, così contemporanei come in Italia, in Francia in quel momento, e quindi lei porta i più grandi profumieri fiorentini e indossava sempre questo pomander, questo profumo d'ambra al collo, che diventa poi un must per la nobiltà, ma anche quasi un passepartout, che apre la corte, che in qualche modo mette in connessione le persone. Mia madre Laura, che ha fatto una grande carriera nei profumi, diceva sempre che il profumo è l'abito dell'anima. Chissà che Caterina con il profumo non abbia voluto vestire o mascherare le sue gioie, le sue emozioni, i suoi sentimenti, quello che provava. E se c'è questa grande rivalità fra la moda italiana e quella francese sui tacchi, sugli accessori, sui profumi e sul cibo, chissà che non sia stata lei la prima non solo a esportare il Made in Italy, e di questo le siamo molto grate, io probabilmente non farei quello che faccio se non ci fosse Caterina, ma probabilmente è stata anche colei che è vista sempre come l'italiana, la fiorentina, un po' ghettizzata, un po' reietta, ha creato questa grande rivalità che c'è nella bellezza fra l'Italia e la Francia. E si è parlato delle culotte prima e non sono state altro che una reazione al suo modo di inventare la cavalcata all'amazzone, non più su uno scomodo seggiolino, Alessandra lo descrive benissimo, ma in una maniera un po' più grintosa, e allora le gonne si alzavano e bisognava coprire ciò che non poteva essere mostrato e così arriva la culotte. Questo era solo per fare un piccolo gioco, poi naturalmente le arti, la musica, la bellezza, ma sono certa che il professor Strinati potrà essere molto più preciso di me. E quindi arriviamo alla terza suggestione, l'eredità, Caterina oggi, Caterina per i giovani di oggi. Dunque, certamente ha rappresentato un ponte, Alessandra chiude il suo romanzo così, un ponte verso il futuro, un ponte fatto di coraggio, di entusiasmo, di creatività. Ecco, anche io nel mio piccolo ho ereditato da mia madre il motto disegnare il futuro, la moda guarda sempre 2, 3, 4 stagioni oltre, e quindi il sentimento che mi anima nel mio lavoro di tutti i giorni, ora sto preparando una sfilata, sono in fuga a Milano uscendo dal Senato stasera, è la fiducia. Ecco, in fondo forse questo di Caterina non si è mai detto, ma quello che in me Caterina ha ispirato è un sentimento di fiducia, perché questa sua voglia di tessere una trama tra passato, presente e futuro altro non è che avere fiducia nella bellezza, fiducia nella famiglia, fiducia nelle persone. Grazie. Bravissima. Grazie a Lavinia Biagiotti per questo intervento che ha colto perfettamente, a me sembra, alcune delle caratteristiche di questo libro, anche le meno immediate alla lettura. E in qualche modo Claudio Strinati è stato già introdotto proprio dalle parole di Lavinia Biagiotti quando ha parlato della complessità del rapporto tra Caterina e la bellezza. E quindi vorrei chiedere a Claudio Strinati che posto ha Caterina nella storia della cultura europea e che posto ha avuto anche nei suoi studi. Prego. Ah, questo? Scusate, buonasera cari amici, avevo una grave incertezza sul funzionamento del microfono. All'osservazione che ha fatto ora Stefano Folli, il libro di Alessandra risponde ampiamente, e cioè la problematica culturale, diciamo così, artistica, ciò che Caterina porta in Francia. A questa domanda il libro risponde in un modo molto articolato, però si può riassumere in un punto, e cioè, come si chiama? Medici. Quindi in realtà Caterina viene da una famiglia che da un lato è vista un po' di malocchio alla corte di Francia perché non è nobile, i medici sono dei mercanti,
sono i nuovi ricchi, per così dire, quindi non, però nello stesso tempo sono i depositari della più immensa, profonda cultura che l'Europa abbia forse mai espresso. E, Alessandra nel libro ricorda come Caterina fosse una persona di suo, di grandissima cultura, parlava varie lingue, il francese naturalmente, che però pare, stando a quanto racconta Alessandra, parlava benissimo ma con accento italiano, anche un dato abbastanza significativo, cioè non si integra mai poi fino in fondo. E aveva una sua biblioteca importante e era una persona, questo tipico dei medici, di formazione umanistica e scientifica nello stesso tempo. Era una letterata, una donna coltissima, ma aveva una notevole, pare almeno, aveva una notevole preparazione in campo matematico. Conosceva la matematica e aveva libri in tal senso. Nello stesso tempo, sempre parlando della bellezza di questo, diciamo, questo concetto così difficile, ma così ampiamente poi sviluppato nel libro di Alessandra, e la bellezza che questa donna porta alla corte di Francia è quella, come dire, complessivamente dell'ingentilimento dei costumi. È stato molto opportuno ricordare come la Caterina ha la sensazione di, quando va in Francia, di impattare su un mondo fondamentalmente grossolano, maleducato. Le innovazioni strepitose nella storia della cultura che Caterina porta alla corte di Francia oggi fanno sorridere. Alessandra lo racconta con dovizia di particolari e su base filologica. Per esempio è certamente dimostrato che l'uso della salvietta a tavola l'ha portato la Caterina, perché prima di lei ci si puliva con la tovaglia. Insomma, pensate questa donna fine, coltissima, che ai primi pranzi, e naturalmente ciliegia sulla torta, la forchetta, perché mangiavano con le mani. Tra l'altro è molto interessante dal punto di vista della storia della cultura, e ci sono delle pagine molto belle in questo libro, è che Caterina, come grande innovazione di buon gusto, porta un elemento che oggi è stato ribaltato come modello di buon gusto, cioè l'agrodolce, nel senso che quando lei arriva si mangiava il dolce col salato, ma con abbinamenti effettivamente impressionanti, e lei la prima cosa dice no, cioè, dolce è dolce, salato è salato, e il pranzo si farà un altro modo. Oggi la nouvelle cuisine ha un po', oggi vabbè, è già vecchia, ma insomma tutto questo per dire qualche cosa di forse un po' più profondo, cioè la dottrina che questa donna veicola in Francia, che è fondamentalmente, e lo ricorda Alessandra, ampiamente quella del neoplatonismo fiorentino, della filosofia politica, ma della filosofia sociale di Machiavelli. Anche questo rientra nel concetto del bello. È sacrosanto quello che lei dice nel libro, e lo rimarca dalla prima all'ultima pagina, è stato nella lettura che Maria Rosaria Omaggio ha fatto, si percepisce benissimo, cioè come tutta la storia di questa donna italiana in Francia, è notevole il sottotitolo, un'italiana alla conquista della Francia. È importante per orientare la lettura. È riuscita questa conquista? Sì e no, però il segno che è stato messo è fortissimo, e in questo il machiavellismo rientra. Ma il machiavellismo che questa donna non solo insegna, ma porta materialmente, qual è veramente? E secondo me lo dice molto bene Alessandra verso la fine del libro, quando, avete notato, il libro è composto in un modo interessante, cioè da un lato da una immedesimazione, se mi è consentita questa parola, dell'autrice nella Caterina, per cui molti brani sono come se Caterina parla o rimuginasse dentro di sé i suoi pensieri e le sue riflessioni. Poi questo si incastra con una parte
narrativa, ma la narrazione di questo libro è una narrazione non di romanzo storico, ma di evocazione storica, nel senso che la narrazione è continuamente intessuta di citazioni dei testi dell'epoca, dei diari, tutti i personaggi entrano in scena con le proprie parole, ma tutte queste sono ritessute dal filo del racconto, come lei ha sempre fatto, è vero, e come continua a fare, con risultati a parer nostro encomiabili. E praticamente la meditazione finale è quella in cui Caterina, tirando le fila delle cose terrificanti che le sono occorse, pensate soltanto a tutta la storia della notte di San Bartolomeo, uno degli eventi più terrificanti della storia dell'umanità, mi azzarderei a dire, che lei nel libro ricostruisce in un modo interessante, molto molto valido. Insomma, in sostanza, e poi quando il marito muore in quell'incredibile torneo, e tutta una serie di fatti, e alla fine la meditazione è proprio machiavellica, che lei si è battuta per tutta la vita per lo Stato, perché in realtà poi la grande lezione di questa donna è il senso altissimo dello Stato, però la sua meditazione è: ma lo Stato in realtà non esiste, lo Stato esiste la ragion di Stato, è quello lo Stato per il quale noi dobbiamo essere pronti a sacrificarci e a mescolare in quel modo apparentemente indistricabile, che però è la sostanza della vita, il bene e il male. Adesso, tanto per salvare la ragion di Stato e quindi lo Stato è il bene. Per fare questo, tuttavia, si può arrivare a quella dimensione che è la più detestata dalla nostra autrice. E lo dice nella dedica finale del libro, che mi ha molto colpito, che è l'ingratitudine. Perché Alessandra sostiene la tesi che nella vita, bene o male, bisogna ammettere che non è sempre detto che ci si debba comportare secondo una rigorosa applicazione delle quattro virtù cardinali e delle tre teologali. Questo lo dico io, non lo dice lei, penso interpreto del suo pensiero. Però quello che non è ammesso dalla nostra amica, studiosa, scrittrice, giurista e, diciamo, personalità attenta alle vicende del mondo, è l'ingratitudine. E infatti i personaggi dei suoi libri, a partire, non so se proprio il primo, ma insomma il primo importante, ormai è di una decina d'anni fa, quello sul figlio di Napoleone II, il re di Roma, alla fine Alessandra indaga sempre su personalità che vengono da un bene molto grande e impattano su un male terrificante, e lo subiscono e divengono vittime. Ma perché lo divengono? Lo divengono non tanto per il male del mondo in senso lato, ma per l'ingratitudine umana. E qui tutta la storia di Caterina è intessuta di questa oscillazione tra un profondo razionalismo e, cosa tipica del Rinascimento, un profondo, non irrazionalismo, ma una profonda fiducia in tutte quelle cose che ci portano verso la bellezza e che sono misteriose. E sono da leggere le pagine davvero notevoli su Nostradamus, perché uno dei grandi protagonisti di questo libro è Nostradamus, che pubblica Le Centurie nel 1555, dove prevede tutto, ma prevede la morte del re Enrico in un modo terrificante, e poi ci sarà l'incontro che è il passo forse più bello di questo libro, quando Nostradamus fa la profezia a Caterina. Poi sarà vero o non sarà vero, Alessandra naturalmente lo riferisce secondo quella filologia che ci riferisce i fatti, con quel minimo di scetticismo dello storico che dice: ma sarà vero? Potrebbe anche essere, perché Nostradamus prevede tutto, no? Legge uno specchio e dentro lo specchio si vede tutto ciò che avverrà, fino all'avvento di Enrico di Borbone, la fine di Valois, e quindi Caterina nel 59 vede tutto. E vede anche l'immensa bellezza di questo destino, che però è destinato a infrangersi contro un muro, che però non cancellerà questo messaggio di bellezza, di cultura, eccetera, ma lo spinge avanti, e tra poco seguirà un'altra regina
dei medici, Maria, che in qualche maniera, ma questa è un'altra storia, come dice Rossella Guara, quindi io taccio. Vedremo se Nostradamus ha previsto anche il prossimo libro di Alessandro Necci, questo non lo sapremo rileggendo le quartine. Seconda lettura di Maria Rosaria Maggio, che ringraziamo. Per non essere... Per non essere sopraffatta, ho imparato subito a farmi sottovalutare e a camuffarmi. È meglio essere creduti più deboli, inesperti e sciocchi di quello che si è. Mi sono messa una maschera sul volto. Ho dissimulato ciò che provavo, cercando spesso di passare inosservata, di rendermi invisibile. Non ho bisogno di esibire l'intelligenza, né di far capire che so, che noto e memorizzo ogni cosa, tantomeno di palesare obiettivi e intenzioni. Se potessi, brucerei le mie cuffie da letto ogni mattina per celare i pensieri notturni anche a me stessa. Perché fornire agli avversari armi utili per sopraffarci? Perché dar loro le chiavi che serviranno ad aprirci? Non desidero essere compresa, interpretata, decifrata. Cerco perciò di fare in modo che nei miei occhi non si legga nulla, che siano due scure pozze senza fondo, uno specchio che rimandi agli altri la loro immagine e non la mia. Intendo restare un enigma e portare con me il segreto. Una delle cose importanti nel gioco del potere è comprendere chi si ha davanti, pesare l'interlocutore in modo da trovare il suo punto debole. Non fidandomi dei cosiddetti amici, ho avvicinato i nemici, offrendo loro il ruolo che preferivano in commedia. Non è difficile circuire le persone se si capisce come prenderle. Bisogna dire ciò che vogliono sentirsi dire, non quello che è vero o giusto. Alleati, avversari, amici, correi. Sono semplici etichette, parole buone per ingannare gli ingenui. L'antagonista di un giorno può diventare il complice di un altro e viceversa. Non credo alla linea dura, né mi interessano le esibizioni di forza. Ho cercato di arrivare ai risultati che mi ero prefissa, attraverso il dialogo, la negoziazione, l'intesa, il bilanciamento dei vantaggi personali. Tutti hanno un prezzo, bisogna solo capire quale. Pochi invece sono gli esseri umani che hanno un valore. A volte mi viene da pensare che tutto si compri, tranne il destino. Grazie, Maria Rosaria. Un'altra pennellata sulla personalità così complessa di Caterina, che vuole essere un enigma, vuole essere persino sottovalutata. E questo le permette poi di capire, di comprendere, di entrare in quei sentieri che Claudio Strinati ha prima ben descritto come passione per lo Stato e attenzione soprattutto alla ragion di Stato. Ecco, vorrei coinvolgere Simonetta Matone proprio su questo punto. Una valutazione che è anche politica, oltre che psicologica, umana, sul personaggio Caterina e su questo suo rapporto con lo Stato.
Allora, ma ci arriverò facendo una premessa. Allora, io devo ringraziare veramente Alessandra, non perché è mia amica da tanti anni, ma perché ha nei suoi libri questa capacità straordinaria, unica per uno storico, di farti sentire il personaggio vicino. Io ho letto tutti i suoi libri e devo dire che mi hanno aiutato tantissimo, per esempio, nei processi alla storia, Talleyrand e Fouché, perché come li ha dipinti lei non li ha dipinti nessuno. Mi riferisco, per esempio, al figlio di Napoleone, Roma, la biografia, l'Aiglon, che lei ha dedicato. Lei ha una capacità evocativa per cui quando questo povero disgraziato figlio di Napoleone, Maria Luisa d'Austria, il fanciullo più sfortunato della storia, secondo me muore, io mi sono messa a piangere. Ora, io sarò una cretina che piange per la morte di Napoleone II, però devo dire che questa capacità ad Alessandra va riconosciuta. E l'acme di questo suo essere, mi riferisco ad Alessandra, è Caterina de' Medici. Perché dico questo? Perché Caterina, lei ce la fa sentire per come era effettivamente, e cioè una donna italiana, una donna non nobilissima perché viene da una famiglia di prima mercanti, poi banchieri, poi nobilitati, ma insomma noi oggi diremo niente di che rispetto alla spocchia dell'aristocrazia francese. E questa donna bruttina, che è bruttina, piena di soldi e non dotata di alcuno charme, arriva alla corte di Francia, ma il suocero ne capisce il genio politico e la prende sotto la sua ala protettrice e non la ripudia nonostante 10 anni di sterilità. Tenete presente che 10 anni di sterilità per la moglie di un erede al trono sono un qualcosa di drammatico, e a questi 10 anni di sterilità seguiranno, lei si abbuffa di intrugli abominevoli, fa di tutto e di più, alla fine rimane incinta e scodella 10 figli. Quindi assiste, però subisce delle onte da parte di questo marito bello, gaudente, farfallone, che inizia, che ha una relazione con addirittura Diane de Poitiers, una donna scanzonatissima, molto più grande di lui, e addirittura lei si nasconde per vedere accoppiarsi con lei, perché altrimenti questo perdeva re e non si barricano, a differenza del re di Spagna che vive chiuso nell'Escorial, non visto e non conosciuto da nessuno. A un certo punto attraversa la Francia per un anno e mezzo per farsi vedere, ben consapevole che il popolo ha bisogno di feste, oltre che di farina e di forca che non mancano mai, il genio di organizzare delle feste meravigliose, memorabili, aperte a tutti, delle quali ancora si parla. Ama la cucina, porta la cucina italiana, è una scopritrice dei carciofi. La soupe aux oignons, di cui tanto i francesi si fanno belli, è una roba italiana, fiorentina, portata da Caterina de' Medici. Mi dispiace per Monsignor Brocard, che è francese, sta là e fa così rassegnato con la testa, ma è la verità. Cioè, tutta una serie di cose meravigliose che noi attribuiamo ai francesi sono assolutamente italiane. È una persona tollerante, a lei delle guerre di religione non gliene frega un accidente, lei subisce la notte di San Bartolomeo, che purtroppo sfugge di mano anche a chi lo organizza, perché quando la plebe è scatenata poi non la governi più. Mi dispiace dire delle cose così antidemocratiche, ma leggendo la storia della notte di San Bartolomeo, questo è diciamo così il succo che se ne trae. Ha un rapporto con i figli maschi meraviglioso, tipico della donna italiana. Io ho riconosciuto veramente la madre italica nel rapporto che ha con i maschi, che piazza a destra e manca su vari troni. A un certo punto ce n'era uno che non sapeva dove sistemare e decide di piazzarlo in Polonia, e questo in Polonia non ci vuole andare, ci mette una vita per arrivare, si ferma a Venezia a folleggiare, lei gli manda i soldi per non contrastarlo, però questo alla fine deve diventare re di Polonia, quell'altro lo vuole far diventare re del Portogallo, vantando antiche oscure ascendenze
sue, ha un rapporto con i maschi come potrebbe essere una donna napoletana secondo l'iconografia proprio tradizionale, ma con le femmine è parimenti accudente ed affettuosa. Io quello che ho trovato delizioso è il suo rapporto con Margot, scusatemi la volgarità, anche se siamo al Senato, la figlia zoccola, cioè a lei è capitata una figlia così. E questa Margot è deliziosa perché ne fa, è bellissima, intelligentissima, coltissima, e lei la affibbia ad una specie di uomo mostruoso, giusto? E soprattutto sporchissimo, questa era tutta lavata, profumata, eccetera, ed è costretta ad accompagnarsi a quest'uomo che puzza di aglio perché mangia quantità di aglio enormi, secondo alcuni storici, per sfuggire al potere malefico della suocera, cioè lui è convinto che lei gli faccia degli incantesimi e delle fatture, e quindi mangia l'aglio contro la suocera, disgustando completamente la moglie. Il rapporto tra questi due è veramente divertentissimo. Perché? Perché Caterina ha subito anche l'onta di un figlio o figlia, ora non mi ricordo, quello di Lady Fleming, era maschio o femmina? Ecco, allora a un certo punto il marito parte e torna con questa Lady Fleming inglese, bellissima, fichissima, e con il ragazzino. Come si usava all'epoca, si prendono il ragazzino e cacciano la madre, questo si faceva alla corte papale, si faceva ovunque. Quello appunto che non si lavava, scodella anche lui un figlio. Ma invece di, insomma, assumere un atteggiamento, come dire, remissivo, insulta la moglie, l'aggredisce molto violento, e lei scrive una lettera, secondo me che è un capolavoro, dedicato a come dovrebbe essere un matrimonio, con quel tanto di ipocrisia, ma con tantissima tolleranza. Lei dice, ma come? Io mi sono beccata Lady Fleming, tutte presenti con questa, il ragazzino e tutto, e alzi pure la cresta. Non è così che ci si comporta all'interno del matrimonio. Quando leggerete il libro, arriverete a questa pagina e farete le mie stesse considerazioni. Certo, non salva Maria Stuarda, ma Maria Stuarda, poveraccia, in balia di quella cugina, oddio, di quella cugina terribile Elisabetta, non la salva, diciamo così, nessuno in Europa, quindi non è che lei, voglio dire, aggrava la situazione della poveretta. Quindi alla fine di questo libro tu te ne distacchi quasi con dispiacere, perché è veramente un personaggio modernissimo, intelligentissimo, geniale, che ti entra dentro, e soprattutto è italiana. Ecco, nelle parole di Simonetta Mattone credo che abbiamo colto un altro dei piccoli segreti del successo dei libri di Alessandra Necci, di questo in particolare, è che è la capacità di mescolare i piani alti e i piani bassi. I piani alti sono il personaggio, il suo rapporto con lo Stato, con la ragione di Stato, come si diceva prima, la bellezza. E i piani bassi sono anche questa aneddotica che Simonetta ci ha restituito con il suo intervento e che rendono il libro particolarmente brillante. Una biografia deve essere brillante per poter coinvolgere i lettori. Brillante ma non banale, certamente questo non è un libro banale. Chiedo a Maria Rosario Maggio di darci l'ultima lettura. Ora non posso più nulla. So che la gloriosa casata dei Valois finirà, che non ci sarà un altro monarca di questa nobile stirpe. Avevo messo in atto mille strategie per evitarlo. Non è bastato. Ormai sono rassegnata. Gli altri negromanti e il nero specchio di Chenonceau avevano ragione. Non si può sfuggire al proprio fato. Il fatto che sia fallito non rende il mio progetto meno giusto o importante. Magari era solo prematuro. Io ho seminato. Qualcuno raccoglierà. La neve turbina vorticosamente fuori dalle finestre di questo
tetro castello di Blois. L'anno sta per concludersi e con esso si avvia a conclusione la mia stessa vita. Adesso che ne intravedo la fine, il punto di arrivo, provo un senso di sollievo, di liberazione. Ho compiuto il mio dovere terreno. Posso lasciare la presa che ho tenuto così saldamente per decenni su persone e cose. Torno a riappropriarmi di me stessa. Il mio compenso è la certezza di aver fatto quello che dovevo e potevo. Guardo alla morte non con paura, bensì con curiosità. Forse sarà un modo per ricevere sollievo, pace, ristoro dopo tanto lottare e tanto patire. Il padre degli oppressi, di cui parlava il salmo che scelsi anni fa, sarà lì per consolarmi. O forse mi consentirà di riabbracciare quelli che ho amato su questa terra. Dialogo spesso con loro, idealmente, e li trovo reali, quanto me. Potrebbe anche darsi che sia una partenza, un nuovo viaggio, un modo di inoltrarsi verso un crocevia di mondi che sono celati ai nostri occhi di viventi. La morte è una porta aperta. Grazie, grazie veramente a Maria Rosaria Maggio per l'emozione che ci ha dato con queste sue letture. Prima di dare la parola ad Alessandra per concludere questa nostra serata, voglio soltanto ricordare che il libro è dedicato a due Lorenzi: Lorenzo papà, Lorenzo Necci, e Lorenzo figlio di Alessandra, omonimo del nonno. Ed è dedicato anche a una terza persona, che è Cesare De Michelis, editore. Qui c'è il figlio Luca, che saluto, è grande amico Cesare di Alessandra per tanti anni. E anche questo è un elemento che credo che sia giusto sottolineare. Prego. Grazie Stefano Folli, buonasera a tutti. Io vi ringrazio moltissimo di essere qui, non solo quelli in questa sala, ma nell'altra sala, e vi ringrazio per la pazienza veramente da veri amici, perché l'avevamo premesso, eravamo tanti e naturalmente dovevamo entrare tutti. Volevo ringraziare innanzitutto il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, tutto il Senato, e saluto il Segretario Generale Elisabetta Serafin, tutti i carissimi amici che siedono qui, da Anna Finocchiaro a Lele Fausto Bertinotti, a Gianni e Maddalena Letta, a tantissimi altri, perdonatemi, non faccio i nomi perché siete come i pezzi del puzzle della mia esistenza, quindi ognuno di voi è una tessera di una parte della mia storia. Naturalmente Stefano Folli, Simonetta Matone, Lavinia Biagiotti, Claudio Strinati e Maria Rosaria Omaggio, che come sempre ci gratifica di queste letture meravigliose. E ripeto, ancora grazie al Senato della Repubblica, dove siamo lieti di essere qui stasera. Un grazie particolare ideale al mio editore Cesare De Michelis e a suo figlio Luca, che è qui stasera e che saluto con grande affetto. Ma vedete, Caterina De Medici era un personaggio, Luca De Michelis lo sa, su cui io avevo delle grandi perplessità sulle prime, per questa sua cifra molto enigmatica e in fondo con degli aspetti d'ombra rilevanti. Si dice che non si possano scrivere biografie di personaggi che non ti piacciono. Io invece dico che non si possono scrivere biografie di personaggi con i quali non ti identifichi. Perché in fondo, voi lo sapete, tanti di voi con grande affetto hanno seguito altre presentazioni, ciascuno dei personaggi a cui si presta la voce dà un pezzo di sé all'autore che ne scrive. Quindi io sono un pezzo di tutti i personaggi di cui ho scritto e spero di avergli dato voce nel modo migliore per farceli essere ancora vivi. Poi vedete, c'è un altro aspetto, secondo me molto importante.
Mi piace, lo sapete molto bene, andare a cercare nelle pieghe della storia i personaggi che sono stati espulsi con la violenza, i personaggi, lo diceva benissimo Claudio Strinati, che sono stati traditi, i personaggi che hanno una fama oscura, perché alle volte la verità non è ciò che sembra. Tutti noi, per esperienze facili e anche molto difficili, abbiamo appreso che le cose non sono mai ciò che sembrano e che la verità, lo diceva Napoleone, la verità storica è una favola convenzionale, nulla più, nulla meno. Quindi torniamo a Caterina. Beh, questa ragazzina fiorentina che in apparenza ha ricevuto dalle fate buone tutti i doni nella culla e nella sostanza invece ha avuto altro che doni, ha avuto un'infinità di pene, di problemi, è un'esistenza interessante. Nasce a Firenze, appunto figlia dei Medici, e viene immediatamente, rimane subito orfana, viene presa ostaggio dai nemici dei Medici, chiusa in un convento e minacciata di essere uccisa o peggio chiusa in un bordello a solo 8 anni. Poi viene buttata sul mercato matrimoniale, come del resto era uso all'epoca e non solo a quell'epoca, dal Papa suo zio. Arriva in Francia a 15 anni e trova il marito di cui è già innamorata, pazzo d'amore, di Dion de Poitiers, che non dimentichiamoci ha 20 anni più di lei. Quindi voi immaginate questa figura che è sempre stata dipinta come una figura nera, addirittura l'avvelenatrice, la Dark Lady del Cinquecento. Beh, voi immaginate chiunque di noi che arriva alla corte di Francia a 14-15 anni, tutte noi donne, le signore presenti, e che sa che per sopravvivere si deve camuffare come un camaleonte, adattare. La cifra di Caterina de' Medici è la duttilità, che non è solo finzione, come è stata accusata, ma intelligenza. È capacità di restare a un livello alto, che secondo me è la cifra dei grandi personaggi. I grandi personaggi non hanno mai bisogno di scendere, anche se le circostanze si fanno spiacevoli. I grandi personaggi restano in alto. Pensate che quando muore Enrico, il marito, nel famoso torneo dopo la pace di Cateau-Cambrésis, siamo nel 1559, Caterina caccia sì da Parigi la terribile Dion de Poitiers, ma le lascia tutti i doni che Enrico le aveva fatto, tranne il castello di Chenonceau. E sapete cosa dice? Dice: io non posso dimenticare che Dion faceva faisait les délices de mon cher Henri, faceva le delizie del mio caro Enrico, cioè la tratta come se fosse una geisha. Allora ditemi voi, soprattutto il pubblico femminile delle mie molte amiche, se non c'è modo più raffinato di mandare a casa una rivale. Poi vedete, ci sono due aspetti. Questo libro è un po' il prosieguo ideale di Isabella e Lucrezia. L'abbiamo detto, lo diceva il presidente Casellati nel suo discorso, la mia analisi sull'Italia è un'analisi amara, che certamente riprende le famose parole di Dante Alighieri molti secoli prima, nel 300, ai serva Italia. Perché? Perché il Rinascimento italiano è la grande bellezza accanto alla grande crudeltà. Guerre perenni, un paese incapace di darsi progetto, che vivono accanto al bello, la corte, i più grandi artisti del mondo. Noi abbiamo Leonardo da Vinci, Raffaello e tutti gli altri, e abbiamo uno stato di guerra perenne in cui coloro che chiamano gli stranieri, a iniziare quelle che Machiavelli definisce le orrende guerre d'Italia, sono gli italiani. Un paese in cui quello che Guicciardini chiama il particolare prevale sempre sull'interesse generale. Lorenzo il Magnifico è uno dei pochissimi che tenta, anche se a fatica, in modo forse un pochino provvisorio, di dare un equilibrio, una pax. Non ci riesce, muore troppo presto. Allora ditemi voi se questa non è una costante della storia italiana. Diciamo che agli interventi militari, alle occupazioni fatte con i Lanzichenecchi e al sacco di Roma, oggi
diciamo, è seguito un tipo di intervento e di occupazione economica, finanziaria, ma il dramma è uguale. Detto ciò, noi abbiamo un altro aspetto straordinario, che è la lezione politica, cioè Machiavelli e Guicciardini, che sono i grandissimi artefici della scienza politica moderna, sono italiani. Alla felicità, però, della lezione artistica e culturale, lo dice benissimo il grande Eugenio Guérin, non corrisponde mai un progetto politico, economico, nazionale. Questa è una costante. Allora, Caterina riesce, a mio avviso, a portare a sintesi, non a caso in un altro paese, due aspetti. Uno, la corte, la grande bellezza, non ci tornerò, ne hanno parlato benissimo tutti i relatori che mi hanno preceduto, ma dall'altra Caterina è la figlia perfetta e ideale di Machiavelli. Perché? Perché capisce che siccome l'uomo è soggetto al fato, Machiavelli diceva che la metà dell'esistenza umana dipende dai voleri del destino, però l'altra metà dipende dalla virtù individuale, non una virtù di stampo cattolico, Caterina è molto laica, in verità quasi atea, ma una virtù che si richiami alla virtus dell'antica Roma. Per 40 anni Caterina de' Medici porta queste due lezioni, la Francia del Grand Siècle, la Francia di Richelieu, di Mazzarino, di Nicolas Fouquet e di Luigi XIV, è l'erede delle fatiche di Caterina, di questa perfetta capacità di integrazione tra una parte che è la bellezza e una parte che è la politica. Quindi in questo senso io ho trovato interessante non solo dedicare il mio libro precedente, come sapete, a Isabella d'Este e Lucrezia Borgia e esaminare l'Italia, ma raccontare, e spero di esserci riuscita, una Caterina che non è solo la Dark Lady, non è solo nemmeno quella cosa che Lavinia ha raccontato stupendamente, il Made in Italy, è la politica. La politica in cui la ragion di Stato, lo diceva Claudio, prevale, perché etica e politica sono due cose distinte. Detto questo, mi avvio a conclusione, però io penso che una regina italiana che ha esportato tutte le grandezze dell'Italia, valorizzando al massimo i nostri artisti, che ha avuto la genialità, lo diceva Simonetta Matone, di fare 2 anni e mezzo di giro di Francia con il re bambino e tutta la corte. Voi immaginate, a metà Cinquecento, una transumanza di migliaia di persone che attraversa tutta la Francia. Perché? Perché il re deve essere visto dai sudditi, lo diceva Simonetta, il potere deve essere accessibile. Allora vedete, per concludere, io penso che la cifra di questa donna, che poi devo dire non è lontana da quella di Isabella d'Este, che non a caso aveva preparato il suo corredo nuziale, e che è quella di tutti i grandi politici, maschi o femmine, uomini o donne, è nella duttilità, nella capacità di stare sempre in bilico fra virtù e fortuna, nella capacità di assumersi la responsabilità di scelte anche impopolari, ma soprattutto di usare la cultura come infrastruttura immateriale. Molti di voi mi hanno sentito, per ovvie ragioni, parlare spesso di infrastrutture materiali e immateriali. Del resto, almeno ascoltandolo da mio padre, ho imparato moltissimo anche su questi temi. Però, mentre le infrastrutture materiali a noi sono chiarissime, le strade, le autostrade, i porti e oggi l'alta velocità, che ovviamente non c'era prima, le infrastrutture immateriali sono il collante necessario delle civiltà. Caterina si avvale della cultura italiana, la porta in Francia, riesce a permeare di sé tutto il tessuto francese, forgia la Francia dell'avvenire. Lei e Francesco I, naturalmente, l'altro grande attore che ricordava, mi pare, Simonetta, sono i protagonisti di questo secolo straordinario. Il Cinquecento è il secolo del cambiamento, è molto simile al secolo in cui stiamo vivendo.
un secolo drammatico, con eventi tremendi, la strage di San Bartolomeo, eccidi, morti, drammi di ogni tipo, ma al tempo stesso il Cinquecento è il secolo delle grandi scoperte geografiche, cominciate a fine Quattrocento, è il secolo delle innovazioni scientifiche, in cui le navi diventano più moderne, in cui la scienza comunque comincia ad avanzare, la cucina cambia completamente. Noi viviamo un tempo simile. Grande cambiamento, grande modernità e anche grande mancanza di punti di riferimento. Non abbiamo la strage degli Ugonotti, ma comunque viviamo in uno stato di preoccupazione e di complessità. In fondo, se voi ci pensate, la teoria del caos ha vinto su qualunque idea illuminista di equilibrio. Io ritengo che Caterina l'avesse capito molto bene. Per concludere, sapete che io amo molto, molti di voi sanno che amo molto Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, e c'è una bellissima frase che io cito, che cito abbastanza spesso, e in cui Adriano dice: ho costruito molte biblioteche, qui ci troviamo in una stupenda esposizione di libri, molte biblioteche che sono granai per un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, io vedo arrivare. Ecco, ritengo sinceramente che anche noi viviamo un inverno dello spirito, e ritengo, e mai come adesso, veramente vi sono profondamente grata della vostra presenza qui stasera e soprattutto dell'amicizia con alcuni di una vita. Io ritengo che in una fase come questa il collante potente della cultura, della solidarietà, della presenza costante sia uno degli antidoti alla barbarie di tempi difficili. Claudio Strinati citava il fatto che Caterina è imbevuta di neoplatonismo. Erasmo da Rotterdam diceva che la cultura è l'unico baluardo possibile contro la barbarie. E io credo sinceramente che mai come in questa fase ce ne sia stato bisogno, era sempre Adriano a dire: volevo il potere, lo volevo per imporre la pace, lo volevo per portare avanti i miei piani, lo volevo per essere interamente me stesso prima di morire. Ecco, io penso che la possibilità di essere interamente se stessi ad ogni livello spetti a tutti, e che la capacità di utilizzare la cultura come strumento sia quello che veramente fa la differenza. Grazie. Bene. Grazie e buonasera. Sfido a tutti. Sfido chiunque a intuire cosa penso quando ascolti i nemici di una vita che sciorinano davanti a me ipocrite promesse di amicizia e fratellanza alle quali loro per primi non credono. In tanti anni ho pianificato attentamente ogni mossa e mi sono riproposta di vincere sul lungo periodo. Ho mascherato la stanchezza, il dolore, l'angoscia, pur di non far comprendere quali erano i punti in cui il coltello sarebbe penetrato con maggiore facilità. Per arrivare al potere e restarci, occorre dissimulare i sentimenti, le emozioni, mediante il pensiero e il raziocinio.